Siamo a Montecitorio, da poco si è concluso il discorso del presidente Mattarella. Lo so che sui social molti fanno più facilmente la scelta dell'insulto, che poi vanno a tutti. Ieri sera una giovane attrice si è lamentata del razzismo contro di lei citando i social. A tutti arrivano bianchi, neri, gialli, rossi, italiani o stranieri, insulti sui social. Vi insultate pure, però io vi dico che oggi difendere la democrazia parlamentare rappresentativa è meglio della logica dell'insulto. La denigrazione sistematica, l'attacco a tutte le caste presunte o reali ha prodotto cattivi rappresentanti politici e quindi una cattiva qualità nella democrazia. La politica dei partiti, vituperati per quanto si voglia, la politica di gente che la fa con passione, ascoltando il popolo, a volte riuscendo a interpretarne le esigenze, a volte non riuscendoci, è meglio della realtà dominata dai potentati. Mattarella ne ha parlato. Io per esempio ritengo che i potentati di Facebook stesso, di Amazon, di quelli che hanno accumulato grandi profitti anche in quest'epoca di pandemia e hanno condizionato l'economia, i commerci e anche la circolazione delle verità o delle fake news, siano un problema serio da porci. Insultate pure, ma dobbiamo difendere la libertà, il pluralismo e la democrazia. In questo Parlamento non c'erano maggioranze né di centrodestra né di centrosinistra, quindi l'esito è stato alla fine inevitabile. Il discorso di Mattarella anche sulla giustizia, sulla crisi demografica, su molti aspetti, a me ha lasciato un'ottima impressione. Poi su altre cose si potrà non essere d'accordo, ma è soprattutto la difesa della democrazia, della libertà che ha nel Parlamento il suo strumento di espressione, che dobbiamo trovare un percorso per rappresentare delle idee, delle buone idee, altrimenti comanderanno soltanto dei poteri che non rendono conto al popolo e che accumulano profitti, che negano diritti. La democrazia, la libertà delle idee da un lato, i potentati alla Amazon dall'altra. Io così interpreto i fatti e poi chi vuole insultare insulti. Noi ci siamo per difendere idee, passioni e diritti delle persone, a volte riuscendoci, a volte fallendo, ma sempre con passione e in totale buona fede.